Benvenuti alla prima sfida di Versus. Io sono Fux e sono il conduttore di questa sfida, ma di me sentirete solo la voce. All'angolo rosso, la reginetta di Versus, Miss Italia Curvy, Paola Torrente. Ciao ragazzi, ciao, come va? Noi stiamo bene. Io bene. Saluta anche tutti i tuoi amici, i tuoi follower nei tuoi social che stanno seguendo questa sfida. Prepara, ciao gasali. Ragazzi, allora mi raccomando, giocate con noi, divertiamoci insieme e battiamo tutti quanti Vincenzo. L'eclettico imprenditore del food and beverage, Mr. Delicious, Vincenzo Falcone. Ciao a tutti, ciao Fuxi, benvenuti ciao. A Versus. Paola, ti distruggerò. Vedremo. Mamma mia. Amici, sostenetemi, sosteneteci, ecco. Se mi state guardando su Instagram, andate a scaricare l'applicazione Upplay e partecipate insieme a noi e insieme sconfiggeremo Paola Torrente. Attenzione, vi ricordo che soltanto con l'applicazione Upplay TV potrete partecipare alla sfida insieme a Paola e Vincenzo e rispondere alle domande con il vostro smartphone. Siete ancora in tempo per scaricare l'app, anche per utilizzarla per le prossime sfide che andremo a fare. E andate su Google Play o l'App Store e cercate Upplay TV. Si scrive Upplay con la Y TV. E ricordo che l'applicazione è assolutamente gratuita. Andiamo con la domanda numero uno. Domanda numero uno. Il famoso detto cita: tanto va la gatta al che ci lascia lo zampino. Possibili risposte: largo, lardo, lago o allamo. Gli amici che stanno giocando sulla nostra applicazione hanno già dato la risposta. Paola, tocca a te. Allora, largo, lardo, lago o allamo? Oh, questo tema mi appartiene, quindi la seconda. Il lardo, risposta assolutamente esatta. Anche perché è un proverbio, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Sai spiegarmi il proverbio, sai il significato di questa cosa? No. Ecco, ma perfetto, ti ho messo in difficoltà, era una domanda bis per avere qualche dato. Ora andiamo alla terza domanda e voi dovete prepararvi con le cuffie, mentre chi sta giocando con noi adesso sentirà un contributo. Abbiamo creato una base musicale, o meglio un mashup di brani che raccontano gli effetti spiacevoli dell'abuso di caffè. Vi chiedo di fare attenzione alle canzoni che abbiamo utilizzato, cercate di memorizzarne i titoli perché sono tutte molto conosciute. Vai con il contributo. Serena caffè, due bevo del giorno. E non so se mi fa bene. Perché fa male? Dimmi cos'è. È una strana sensazione. Una scuola di danza nello stomaco. Parla la porta mia casa. Prima che sia troppo tardi. Quale di queste canzoni non è presente nel mashup che abbiamo appena ascoltato? Allora, Maneskin con Torna a casa, Coez con La musica non c'è, Diodato, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, con Fai rumore, oppure gli Sugar Free con Kleptomania. Vabbè, credo sia... Vincenzo già è contento per questa cosa. Sto regalando proprio il punto a Vincenzo. Vai. Forse la quarta. La quarta, Sugar Free Kleptomania. Mi dispiace, sì. Ma stai ecco. Passando la palla a Vincenzo. Vediamo un po'. Vediamo un po' il Mario Luzzatto Fegiz delle canzoni italiane. Se è in grado di indovinare qual è la canzone che non fa parte non del mashup che abbiamo appena ascoltato. Vai, Vincenzo. La prima che non conosco assolutamente è dei Maneskin, giusto? Bravo, e risposta assolutamente esatta. Infatti la Maneskin Torna a casa. Dai, ho recuperato, dai. L'ha fatto apposta, è stato lui che non mi ha fatto ascoltare il brano. Ma c'avevi il tuo player, dovevi ascoltarlo, te l'avevamo detto. L'ho ascoltato, però si sentiva anche da quest'altro lato. Ne hai due orecchie apposta, uno da una parte e uno dall'altra, molto bene. Allora, punteggio, Paola 2, Vincenzo 1. Andiamo alla quarta domanda. Vincenzo, questa tocca a te rispondere per prima a questa domanda. Ci sono. Allora, quarta domanda, mandiamo la foto. Allora, questi quattro noti personaggi cosa possono avere in comune? Allora, vediamoli un po'. Il fisico, non lo so, a meno che no, sappiamo benissimo che lei non c'entra assolutamente nulla con gli altri tre.
il conto corrente, ma secondo me no, soprattutto perché c'è lui, c'è Messi e secondo me no. Allora, diciamolo, questi quattro personaggi hanno tutti in comune il fatto che sono nati nel 1987. Molto bene. Ma quello con il lupettino lì, chi è il nostro Delicious? È forse il nostro Vincenzo? Che bellino che sei in come quella Delicioso. È Delicioso, Delicioso. È Deliciosioso. Chi è il meno giovane tra questi quattro personaggi? Anna Tatangelo, Novak Djokovic, Lionel Messi o il Delicious futuro Gabibbo Vincenzo Falcone con questo maglioncino rosso shock, bellissimo. Allora, diamo qualche secondo ai nostri amici che stanno giocando nell'applicazione per dare la risposta esatta. Intanto tu, Vincenzo, preparati, anche perché c'è anche il tuo nome, quindi non puoi far brutta figura. Sì. Allora, dato che io sono nato sul finire dell'anno, quindi già mi autoescludo, dico, dato che penso di sapere l'anno di nascita, il mese di nascita sia di Messi che di Djokovic, dico Anna Tatangelo. È la tua risposta definitiva? Mi sento un po' Jerry Scott in questo momento. Sei sicuro? Sei sicuro? Porca miseria, Paola, hai indovinato, incredibile, no. Non si posso credere. No, sì. No, non vale. L'avete aiutato perché se vedete le foto si vede che Anna Tatangelo è più vecchio tra questi quattro. Scusami. Ecco. Alla faccia della solidarietà femminile. Ma vabbè, Anna Tatangelo è più vecchio. È bellissima, però. Adesso siamo al giro di boa. Quindi direi di vedere la classifica parziale, perché i primi classificati tra tutti coloro che giocano da casa, e adesso dobbiamo vedere un attimino come sono messe, quindi direi di agevolare la classifica, lo dico alla nostra regia. Allora, ricordo che per chi sta giocando nell'applicazione App Play, per ogni domanda corretta avete 3 punti, mentre un punto va per quando sbagliate la risposta. Molto bene, allora, classifica aggiornata, andiamo avanti con la nostra sfida e siamo alla domanda numero 5 e direi di chiamare in causa la nostra Paola. Allora Paola, attenzione perché abbiamo scherzato un attimino con l'età di Vincenzo, no, non ti preoccupare, non ci permettiamo di scherzare sulla tua età, saremo di meno male e quindi non lo facciamo, però giochiamo con la tua immagine, attenzione. Perché questa è la domanda Frankenstein. Sai in cosa consiste? Te lo spiego subito. Allora, i nostri grafici hanno modificato una foto tua di Paola, quindi aggiungendo parti del viso di personaggi noti. Allora, vediamo prima e dopo la trasformazione. Facciamo partire il contributo. Guardati qua, bella Paolina. Guarda che roba. Che io no. Oddio. Vabbè. Ti piaci? Un vampiro. Molto. Un vampirello. Allora, direi di procedere con la domanda. Guardate bene la foto. Allora, la domanda è: a quali di questi personaggi che vi nominerò tra poco non abbiamo rubato parti del viso per il nostro Frankenstein? Quindi, allora, quindi le tette non c'entrano, ok? Stai zitto. Cristiana Capotondi, lo sapevo. Valeria Marini, Angelina Jolie o Elettra Lamborghini? Avete dato la risposta, adesso vediamo la nostra Paola se riesce a conoscere bene il proprio corpo e a capire dove abbiamo fatto il ritocchino. Ecco, chissà. Dai. Allora, andando per esclusione, mi sembra che le labbra siano della Jolie. Il naso. Guarda che, di... Attenzione, ti fermo. Se tu fai una spiegazione così, agevoli Vincenzo, perché se la tagli. Ah, è vero. Io direi di dare il colpo secco e poi diamo le spiegazioni. Vabbè, Valeria Marini. Ma perché? Cos'è che non hai preso da me? Voglio dire, sono una bella ragazza. Allora, aspetta, voglio sentire un attimino l'occhio dell'uomo del volpone. Cioè, volpone. Tu cosa avresti detto, Vincenzo? Ma guarda, forse io avrei detto anche io Valeria Marini avrei detto. Va bene, quindi avreste vinto entrambi, però siccome toccava Paola, quindi 3-2 il punteggio, molto bene. Adesso vi faccio vedere come è stato realizzato il fotoritocco dai nostri tecnici, quindi schiacciate pure play sul vostro contributo e guardatevi. Allora, siamo partiti con Cristiana Capotondi, vedi, capelli, orecchi, abbiamo cambiato il colore, guarda che roba, magia, anche gli occhi li abbiamo modificati un attimino, poi abbiamo preso quella bella boccuccia dell'Angelina Jolie e
l'abbiamo inserita sul volto. Poi siamo andati a prendere lettera Lamborghini, naso e sopracciglia e l'abbiamo incollato sul viso della nostra Paolina. Paola, tocca a te. All'attenzione, punteggio pari 3-3. Pensavo che la sfida fosse meno combattuta, invece Vincenzo si sta difendendo molto bene. Allora, attenzione adesso, Paola, perché parliamo di Johnny Depp. Johnny Depp, e lo ripeto, è il famosissimo attore hollywoodiano. Perfetto. Allora, il famoso attore hollywoodiano Johnny Depp ha dichiarato in un'intervista, di essere terrorizzato. Da cosa? Dai pagliacci? Dalle canne, non quelle da pescare ma quelle che si fumano, perché se, trattandosi di un personaggio, certo. Dai frutti di mare o dalle donne brutte, il buon Johnny Depp. Allora, i nostri amici hanno dato la risposta, vediamo un attimino Paola se riesce a identificare. Ragazzi, io non ne ho idea, ma confido in Johnny che abbia paura realmente dei pagliacci. Ma incredibile, come ci sei arrivata a dare questa definizione corretta? Dico che è corretta, è perché è la risposta esatta. Sì. Ma lo sai perché? Ma dovresti dirmi, come hai fatto a identificarla? Cioè, sei arrivata a questa risposta perché? Cosa, il ragionamento? Perché, allora, cioè, terrorizzato dalle donne brutte mi sarebbe caduto un mito, perché ovviamente cioè, non si fa. No. Nessuna donna è brutta, nessuna donna è sono tutte trombabili. Eccolo. Non si dice, tiratelo. Dovevi, c'era l'altra versione: non esistono donne brutte, ma solo uomini un po' ceccati. Che è diverso, era più mettiamola gentile, era più gentile come cosa. Vabbè, che comunque è molto soggettiva la bellezza, quindi è. Poi dalle canne, cioè, deve avere paura delle droghe, non credo che lui abbia paura delle droghe. Ti fermo Paola, perché a proposito delle canne, un giornalista della rivista Rolling Stone ha dichiarato di aver visto l'attore fumare canne dalle dimensioni di sigari. Cioè, questo si fa di quelle trombe. Voglio applausi. Dire, bravo Johnny, cioè. Siamo con te e nulla. E quindi poi niente, l'80% della popolazione mondiale non so perché ha paura dei pagliacci, perché fanno assassinare tutti nei film, quindi non ho infatti la fobia è arrivata dopo aver visto il film It, quindi il pagliaccio famoso, e da lì è partito molto bene. Allora, aggiornamento del punteggio 4-3. Attenzione Vincenzo, perché con la prossima domanda ti giochi tutto, il pareggio oppure perdi, te lo dico, ok? Allora, attenzione, perché adesso abbiamo un contributo, quindi munitevi dalle vostre cuffiette, dovete vedere il contributo che mandiamo. Parliamo di sport, quindi dalla regia facciamo partire il contributo. Allora, state vedendo il contributo, naturalmente si parla di calcio, siamo ai mondiali di calcio del 2006. La nazionale italiana di Marcello Lippi può sollevare la Coppa del Mondo verso il cielo di Berlino. L'impresa degli azzurri è stata possibile anche grazie alla famosa testata di Zidane a Materazzi, che con quella testata ha beccato il cartellino rosso e se n'è andato fuori dal campo. Allora, la domanda è: cosa ha detto Materazzi per generare quella reazione violenta da parte di Zidane? Cosa gli ha detto Materazzi? Pigliatevi sta coppa, ma ridateci la Gioconda. Oppure ha dato della escort da pochi soldi, insomma, alla sorella. Oppure gli ha detto: ti piace se ti marco stretto da dietro? Ma chi l'ha scritto sta risposta? Oppure: stai perdendo tutti i capelli, vieni qua, fammi vedere. Allora, Vincenzo, vediamo un po' la tua preparazione calcistica e cerchiamo di capire un attimino se sei in grado di identificare la risposta corretta. Allora conoscendo quel vecchio porco di Marco Materazzi, essendo interista, sicuramente avrà detto a Zidane: ti piace se ti marco stretto. La frase continua è che ti faccio sentire la coppa. Eccola. Sicuramente. Vabbè. Campioni del mondo! Io dico la risposta 3. Ti piace se ti marco stretto da dietro. Ma porcaccio la miseria. Nella tua vita sei stato troppo Pornhub, secondo me, perché non è la risposta corretta. Ma proviamo con Paola. Paola, secondo te cosa gli ha detto? Ma potrebbe essere che voleva vedere un po' la situazione del suo cuoio capelluto. Questa mi ispira tantissimo, perché ci potrebbe anche essere. Però, conoscendo sempre per la stessa cosa di prima, che
non è anche tanto tu Materazzi, Materazzi vecchio porco, sì, no? Vecchio porco. Okay. Sì, la come? Seconda da vecchio porco sarà la seconda. Quindi dici che adatto della escort, ovviamente non l'ha detto escort, però l'abbiamo messa noi, insomma, tra virgolette. No. Paola ha dato la risposta corretta mentre Vincenzo ha sbagliato. E quindi attenzione perché prima di decretare ufficialmente il vincitore della sfida direi di dare uno sguardo alla classifica di chi sta giocando con noi. Quindi mandiamo la schermata, vediamo un po' i concorrenti, chi è arrivato alla fine e che punteggio ha accumulato. Vi invito a partecipare anche alle prossime sfide per migliorare quella che è la vostra posizione in classifica e vi ricordo che dopo 5 sfide la classifica sarà azzerata e si ricomincerà tutto da capo. Vincitrice della prima sfida di Versus col punteggio di 5-3, Paola Torrente! Sì, grazie ragazzi, grazie! Restiamo a casa! Doniamo, mi raccomando!